Ciao regà, Haaland e Núñez sono i due super acquisti di questo mercato di Premier League. Anche perché Liverpool e City, se tutto andrà come le passate stagioni, saranno le due squadre che si giocheranno il titolo di campione d'Inghilterra. E quindi per le due squadre sarà fondamentale avere davanti un bomber che riuscirà a realizzare tantissimi gol e che possibilmente sarà anche capocannoniere. Ma tra Haaland e Núñez, quale dei due riuscirà a fare il maggior numero di gol nella prossima stagione di Premier League? Andiamo a scoprirlo in questo video. Allora regà, visto che qua le cose dobbiamo farle bene, andiamo per prima cosa a fare tutti i trasferimenti ufficiali in entrata e in uscita di Liverpool e City, perché sappiamo che la stagione di Haaland e di Núñez dipenderà molto anche dai compagni di squadra. Quindi non possiamo per esempio lasciare Mané al Liverpool, perché andrebbe un po' a cambiare tutto quanto. Partiamo dal Liverpool. Allora, prima di tutto dobbiamo togliere Mané. Lo metto negli svincolati perché tanto andiamo a simulare la Premier, quindi non ci interessa metterlo nel Bayern Monaco. Anche Minamino ha salutato i Reds. E Origi, come sappiamo, è andato al Milan. Per il Liverpool non ci sono altre cessioni, o magari ci sono per i giocatori con 60 di overall, ma poco cambia perché tanto non entreranno mai in campo. Andiamo invece a vedere un po' gli acquisti del Liverpool. Hanno preso Fabio Carvalho dal Fulham, Grujic dal Porto, non sapevo chi fosse prima di vederlo qua, però 76 di overall potrebbe essere promettente. Un certo Ramsey dal Aberdeen, ok. E per ultimo, ovviamente, uno dei due protagonisti di questo video, Darwin Núñez, che qua c'ha 79 di overall, ma adesso andiamo a ritoccarlo per rendere tutto più realistico. Detto ciò, passiamo al Manchester City, che ha fatto un po' più di acquisti e un po' più di cessioni. Qua, raga, metto solo le principali perché su Transfer Market mi segna 16 acquisti e tipo 18 cessioni, quindi mettiamo le principali. Allora, hanno preso Phillips, che se giocavate a foot 2-3 anni fa era uscita una carta tots devastante. Un certo Sergio Gomez dall'Anderlecht. E per ultimo, visto che tutti gli altri sono dei giocatori semi sconosciuti, Erling Haaland. In chiave cessioni invece sono andati via Sterling, che lui invece lo mettiamo in Inghilterra perché è andato al Chelsea, quindi potrebbe andare a cambiare qualcosa nella nostra simulazione. Gabriel Jesus, che è andato all'Arsenal e sta facendo il fenomeno, sembra R9. Zinchenko, che anche lui è andato all'Arsenal. Fernandinho, che è andato a finire la carriera in Brasile, quindi lo mettiamo negli svincolati. E per ultimo il buon Pedro Porro, che me lo dava come ceduto, ma in realtà hanno solo prolungato il prestito allo Sporting, quindi lo lasciamo lì. Andiamo ora a modificare un attimo l'overall di Darwin Núñez e ad aggiustare un pelino quello di Haaland. Visto che me lo chiedete sempre, raga, per modificare gli overall dei giocatori andate su modifica giocatori reali, giocatore, poi scegliete la squadra, il campionato e tutto quanto, quindi in questo caso andiamo in Inghilterra, andiamo al Liverpool e prendiamo il giocatore che vogliamo modificare, eccolo qua. Allora, ho letto varie indiscrezioni secondo cui Núñez l'anno prossimo dovrebbe avere 84 di overall, quindi andrò a modificare l'overall per far arrivare a 94. Come si modifica l'overall? Semplicemente dovete alzare le statistiche e poi andare a vedere alla fine quanto è venuto di overall. Ci va un po' di tryharding. Modificato l'overall di Núñez, alla fine è venuto fuori 85. Ho cercato di non modificare i valori a caso, ma di metterli uguali a come secondo me sono quelli di Núñez nella stagione di Premier League che è appena iniziata. Andiamo ora anche a ritoccare un pelino Haaland, perché ha 88, ma secondo me l'anno prossimo su Foot partirà con 89. Alzato di 1 l'overall di Haaland, andiamo ora a costruire le due formazioni titolari. Con prime punte, ovviamente, da una parte Haaland e dall'altra Darwin Núñez. Per costruire le formazioni titolari, raga, se vi servono per fare anche voi delle simulazioni, se volete fare delle squadre esotiche o altro, andate sempre su personalizza e poi su schemi squadra. E a questo punto scegliete la squadra, come sto facendo io adesso, e potrete da qua modificarla. Le modifiche che farete qua saranno quelle che poi vi ritroverete su calcio d'inizio, su carriera e tutto il resto. Allora, il Liverpool direi che passa un 4-3-3 normale, da quello col falso 9. E andiamo a mettere prima punta il buon Darwin Núñez con 85 di overall. La squadra per il resto mi sembra a posto, fatemi un attimo fare un check. Joe Gomez al posto di Matip, direi, e mettere Naby Keita al posto di Jordan Henderson. Ho aggiunto anche Diogo Jota in panchina al posto di Firmino e questa dovrebbe essere proprio la squadra titolare di questa stagione di Premier League per il Liverpool. Andiamo invece a modificare anche la formazione del City, che qua parte con lo stesso modulo del Liverpool, quindi un 4-3-3 con falso 9. Direi che se hanno Haaland non useranno il 4-3-3 falso 9. Ma anche loro gli mettiamo un 4-3-3 abbastanza classico, in linea direi. Anzi, mettiamo quello col trequartista, visto che hanno De Bruyne. Andiamo a fare un po' di cambi. Allora, ovviamente davanti Haaland. Sulle fasce Mahrez e Grealish ci posso stare, anzi no, io metterei Bernardo Silva al posto di Grealish. De Bruyne trequartista. Centrocampisti Gundogan e Rodri, secondo me ci siamo. Anche se Phillips l'hanno appena comprato, quindi potrebbe giocare, però per ora lo lasciamo in panchina, come primo panchinaro. Ok, sì, questa dopo le modifiche dovrebbe essere la formazione titolare del Manchester City in questa stagione. Poi ovviamente magari faranno dei cambiamenti a stagione in corso, però si sono disputate appena due giornate e mi sembrano quelli che hanno giocato di più o che comunque sono i candidati a essere titolari durante la stagione. Detto ciò, creati i due giocatori, fatti i trasferimenti, fate le formazioni titolari, è ora di andare dentro con la stagione in Premier League e vedere chi farà più gol tra Haaland e Núñez. Tra l'altro, raga, visto che non abbiamo ancora iniziato la simulazione, commentate ora qua sotto scrivendo Haaland
o Núñez? Chi farà secondo voi più gol in questa stagione di Premier League? Selezionata la Premier League, andiamo a togliere le tre retrocesse dell'anno scorso e a mettere le tre squadre che sono salite dalla Serie B inglese, perché dobbiamo rendere il tutto più realistico possibile. Allora, al posto del Burnley, che è sceso, andiamo a mettere il Fulham. Al posto del Watford, il Bournemouth. E al posto del Norwich, che è l'ultima retrocessa, il Nottingham Forest. Inserite anche le squadre, andiamo a selezionare una squadra, ve lo dico già, non scelgo né Liverpool né City perché non voglio andare a falsare in nessun modo questa simulazione per vedere chi farà più gol tra Haaland e Núñez, quindi prendiamo, prendiamo il Leicester, dai, che mi sta simpatico. Ora vado dentro con la simulazione, raga, ovviamente non vi faccio vedere tutte le partite anche perché stiamo controllando il Leicester, quindi che me ne frega e che me ne frega a me, e vi faccio poi un recap nei momenti cardine della stagione, quindi magari dopo 10 giornate, metà campionato, 10 giornate dalla fine e fine campionato. Vado alla mano, iniziamo. E alla quarta giornata siamo già contro il City, contro l'altro Haaland, guardate sotto, ha già fatto 4 gol in campionato in 3 giornate, e quindi questa partita col City andiamo a simularla veloce, ma ve la faccio vedere perché voglio vedere se Haaland ci segnerà in diretta. Perdiamo 2-1, Mahrez e Foden. Niente gol di Haaland, che tra l'altro ha sbagliato per un rigore al 62esimo. E siamo giunti alla decima giornata, quindi andiamo un po' a vedere come stanno rendendo i nostri due bomber. Partiamo dal Manchester City, che avevamo già visto Haaland. Haaland è capocannoniere della squadra con 6 gol in 11 presenze, mentre Darwin Núñez sta facendo decisamente più fatica, perché ha giocato sì tutte le partite, ma ha fatto solamente un gol e 3 assist. I gol li sta facendo tutti Luis Diaz nel Liverpool, ok. E siamo giunti all'ultima giornata del girone di andata, non mi chiedete perché, ma siamo di nuovo contro il City, mentre il Liverpool non l'abbiamo ancora incontrato, non so come sia fatto il campionato inglese a livello di calendario. Quindi andiamo a vederci questa partita e poi andiamo a vedere un po' come stanno andando i nostri due bomber, Haaland e Núñez. Perdiamo 2-1, gol di De Bruyne e ancora una volta gol di De Bruyne, quindi Haaland non ha brillato nella sfida contro il Leicester, ma andiamo un po' a vedere come stanno andando in termini di classifica marcatori i nostri due giocatori. Prima vorrei vedere la classifica. Il Liverpool è al nono posto, ok, mentre il City è agevolmente primo. Questo mi fa pensare che Haaland stia facendo meglio di Núñez. Andiamo a vedere. Haaland sta facendo 9 gol in 19 partite, quindi un bottino onesto. Mentre Núñez, malissimo, 3 gol in 19 partite da prima punta titolare del Liverpool. Mamma mia. E ora ci aspetta invece proprio il Liverpool, che per la prima volta lo incontriamo in campionato. Guardatelo là, Núñez, prima punta, titolare, 2-2, Luis Diaz e proprio Darwin Núñez. Si era tenuto per segnare contro di noi. Ora raga, vado dentro con la simulazione fino alla 30esima giornata, a meno che non dovessimo di nuovo incontrare il Liverpool. Tra l'altro, piccolo spoilerino qua sotto, Haaland è secondo in classifica marcatori con 14 gol, ma com'è possibile che Luis Diaz stia facendo 17 gol? Vabbè, hanno fatto l'acquisto della vita, raga. Ecco, come non detto, alla 25esima becchiamo il Liverpool. E allora andiamo dentro la simulazione. Núñez, dai, contieniti che già ci hai segnato all'andata. 3-1, il solito Luis Diaz. 3 volte il solito Luis Diaz, ma che fenomeno è? Vabbè. E siamo giunti alla 30esima giornata e allora andiamo a vedere ancora una volta, prima poi del verdetto finale, come stanno andando in termini di gol Haaland e Núñez. Allora, Haaland è capocannoniere del City con 20 gol in 30 presenze, tutto in linea con quello che potrebbe succedere. Mentre Núñez si è un po' ripreso, sì, però solamente 8 gol in 30 partite. È un po' quello che sta succedendo nel calcio reale con Núñez, che nelle prime partite con Liverpool in Premier non si è per niente ambientato al campionato inglese. Mentre Luis Diaz 25 gol in 30 partite, ma che è? Andiamo dentro con le ultime partite di questo campionato e poi verdetto finale. Terminato il campionato, in realtà manca una giornata, ma se simulo anche questa giornata poi non posso andare a vedere le statistiche dei giocatori, posso solo vedere la classifica marcatori. Quindi, il City chiude al primo posto con 90 punti, con il Liverpool che si è ripreso e ha chiuso al terzo posto, ma a noi non interessa la classifica, non interessa chi ha vinto, ci interessa andare a vedere quanti gol ha fatto Haaland e quanti gol ha fatto Núñez. Penso che tra i due la sfida l'avrà vinta Haaland, perché Núñez era tanto tanto sotto al recap della 30esima giornata, ma non si sa mai. Partiamo da Haaland. Erling Haaland chiude la sua Premier League, il suo primo anno in Premier League, con 20 gol in 36 presenze, condite da 7 assist e 6 gol su calcio di rigore. Secondo me è un bottino che ci può stare. I tifosi del City e Guardiola potrebbero firmare per questo Haaland. Andiamo però con Núñez, che è un po' l'incognita del Liverpool. Núñez, anche lui, si è un pelino ripreso, però solamente 11 gol in 36 partite disputate, 7 assist e 7 rigori segnati. Ah no, ma non sono i rigori questi, queste sono le reti inviolate. Ok, niente, lasciate perdere quello che ho detto dei rigori. Núñez che quindi perde questa sfida, anche di gran lunga, Haaland ha quasi fatto il doppio di gol. Sarà forse che Diaz ha fatto il fenomeno? Sì, può essere. Però a noi non interessa, perché noi stavamo guardando Darwin Núñez. Quindi, tra i due, la sfida la vince Erling Haaland. Comunque, raga, per correttezza ho simulato anche l'ultima giornata e ha fatto un gol Haaland e anche un gol Núñez, che quindi chiudono a 21 e 12 gol in Premier League. Detto ciò, raga, per questo video è tutto. Io vi saluto e vi do appuntamento ad un prossimo video!